scampamento, notte nera di terrore, acqua, pioggia, neve, vento. Ma dal mondo dell'orrore di ogni anno, da quasi vent'anni, da tanti anni parliamo di stella. Oh, uno. E partiamo subito molto bene, perché gennaio, febbraio, aprile, maggio sono mesi di grande forza, quindi rinnovo di accordi, contratti e possibilità di concludere anche delle situazioni importanti. Tra gennaio e maggio avete una bellissima situazione, quanto è interessante questo oroscopo. E così anche nel lavoro, e tutta la prima parte dell'anno parla di grandi successi. Quindi possiamo dire che questo è un anno di crescita, addirittura vantaggioso per i viaggi e gli spostamenti. Dove tocca fa un macello, se volete ascoltate questo oroscopo 2021.